ancora spazio al cinema e alla musica, parliamo della quarta edizione di Music Film Festival, il festival dedicato alle colonne sonore del cinema. Noi siamo con Edoardo Boselli, che è il direttore artistico, e con Nicola Scuoghi, che è parte dell'organizzazione di questo festival. Innanzitutto, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo di questo festival, un festival dedicato alle colonne sonore, già arrivata la quarta edizione, l'appuntamento per venerdì, quindi il 20 dicembre, al Teatro Nuovo di Ferrara. Come è nato? Perché un festival con questo argomento, questo tema? Beh, 4 anni di Music Film, Festival delle Colonne Sonore, perché ho sentito la necessità di portare qualcosa di nuovo, qualche innovazione anche particolare, diversa rispetto agli altri festival, tutto organizzato da ragazzi giovani. Questa è la particolarità, una delle tante particolarità di Music Film. Abbiamo un tema particolare quest'anno, è un tema che unisce grandi e piccoli, come si potrebbe dire, perché sono film dedicati ai più piccoli, ma che tutti ci portiamo un po' nel cuore. Insomma, avete scelto le colonne sonore dei film Disney? Assolutamente, ogni anno diamo un tema. Abbiamo celebrato i musical, il cinema italiano, e quest'anno Walt Disney. Un tema popolare per accontentare tutti i gusti, tutti i palati, dai più piccoli ai più grandi, un tema per tutta la famiglia. E dicevamo, un'organizzazione fatta da giovani ma anche per i giovani, insomma, no? Cioè, si vuole porre l'accento in questa edizione anche su questo. Sì, assolutamente, infatti per questo che ringrazio Edoardo, ecco, per avermi coinvolto. Il mio ruolo ha proprio questo come obiettivo, ecco, creare una connessione tra il territorio e i giovani, insomma, per spiegare, ecco, che c'è qualcosa di interessante anche per i ragazzi e che il teatro si può vivere anche in maniera snella e divertente, direi. Quindi naturalmente sono film che sicuramente questi possono attirarli. Parliamo un pochino di questa giornata. Il 20 dicembre ci saranno diversi appuntamenti. Come si svolgerà? Avrete anche degli ospiti? Assolutamente. Il tutto parte alle ore 12 in Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, con un incontro formativo con i ragazzi, tutto dedicato al doppiaggio e alla musica, con Ernesto Brancucci, che è il curatore di tutte i testi e le canzoni di Walt Disney Italia, quindi il punto di riferimento per gli Stati Uniti di Walt Disney. Alle ore 15 avremo Marco Bresciani, che incontra la scuola Alda Costa, con un incontro sempre di musica e doppiaggio, e poi l'appuntamento importante alle ore 21 al Teatro Nuovo di Ferrara, con un grande show composto da una grande orchestra del Conservatorio di Ferrara diretta da Roberto Manuzzi, le coreografie di Luis Gard della LG e tanti doppiatori originali. Ci saranno appunto anche degli ospiti, insomma, importanti, perché sono doppiatori appunto di questi grandi classici. Per esempio, insomma, qualche nome che ci puoi anticipare? Abbiamo il doppiatore ufficiale di Pumba, appunto, Ernesto Brancucci, Mariana Cataldi, la voce di Mulan, Marco Bresciani, il doppiatore di Winnie the Pooh. Abbiamo anche due ospiti speciali, come Barbara Cola, che è la voce ufficiale di Megara in Hercules, e Andrea Mingardi, ospite d'onore della serata. Come si svolgerà? C'è anche appunto un aspetto coreografico, non solo musicale. Assolutamente, no? È uno show a 360 gradi, non è un concerto, è un grande show capace di far assaggiare, come dicevo prima, più gusti, dalla coreografia all'orchestrazione dello show, fino ad arrivare a intervistare direttamente i personaggi presenti sul palco. Benissimo, allora io ringrazio i nostri ospiti per questa chiacchierata. L'appuntamento è quindi per il 20 dicembre, venerdì, al Teatro Nuovo di Ferrara, con la quarta edizione di Music Film Festival. Grazie mille. Grazie. Grazie.